Questo è il cantiere navale dove il clan Kelly ha ricevuto il Kronos X. Vede il sospetto. Attende istruzioni. Dovresti trovare Abby Tran qui intorno. Negativo, il sospetto è andato. Divulghiamo gli identikit. Lascia stare. Ah, che spreco di ossigeno. Metti via quell'affare e fa attenzione, idiota. Gli affari di Abby Tran con il clan Kelly finiscono qui. Fermala. In quelle condizioni, Abby Tran non smercerà più altri carichi di droga. Ottimo lavoro. Il Kronos X stava diventando un bel problema. Avete salvato molte vite, tenendolo lontano dalla strada. E abbiamo danneggiato il traffico di droga dei Kelly. Non male. C'è ancora tanto da fare, ma questo è un bel passo nella giusta direzione.
Odio mettere da parte Mary Kelly mentre continua a distruggere vite con quei microchip, ma per ora non abbiamo scelta. Allora forse è meglio concentrarsi sull'elefante nella stanza. Nigel Cass, guerrafondaio milionario e attuale CEO di Albion, la nostra orda metropolitana di cattivi. Nigel Cass è quello che più ha sfruttato le bombe a proprio vantaggio. Istigare la gente a resistere è bello, ma non basterà ad allentare la presa di Albion su Londra. Non finché c'è Cass. Suppongo che tu stia suggerendo di affrontare l'uomo a capo della milizia privata che tiene sotto scacco la città. Un'idea affascinante, ma da dove iniziamo? Bagley ha rilevato un possibile varco nelle difese di Cass. Un ex dipendente ed ex amico che ce l'ha con Cass. Ci farebbe comodo se lo convincessimo a lavorare con noi. Vieni al rifugio, ne parleremo. Bene, parliamo di Albion, l'unica organizzazione britannica che è riuscita a superare il governo in materia di oppressione del terzo mondo. Sotto la guida di Nigel Cass, un uomo che i media di parte definiscono un carismatico visionario e Amnesty International un criminale di guerra, Albion ha avuto carta bianca per riportare l'ordine in città dopo gli attentati. Un tempismo quantomeno sospetto, devo dire. Infatti, un motivo di più per scoprire un modo per colpire Cass. Un modo c'è, si chiama Hamish Bolaji. Nato a Londra, a 14 anni Bolaji ha ricevuto una borsa di studio della Cass Foundation con tanto di tutoraggio da parte dello stesso Cass. A 16 anni Bolaji ha progettato la prima flotta di droni per Cass, il quale ha rinviato il lancio di una settimana per farlo coincidere col compleanno di Bolaji. Cass sembra una figura paterna per Bolaji. Perché dovrebbe aiutarci? Hanno litigato dopo un incidente sul delta del Nilo 3 anni fa. Un dossier insabbiato sulle violazioni di diritti umani accusa Cass di aver ordinato un attacco di droni su un villaggio che si opponeva alla costruzione di un oleodotto, ma qualcosa è andato storto. Si pensa che Bolaji sia stato il sabotatore. Da allora è latitante, ma i dati di tracciamento rivelano che è riapparso a Londra. Cazzo, cerca redenzione come con i manifestanti. Ha progettato la flotta di droni di Cass, credo stia cercando di disarmare Albion. È bravo a coprire le sue tracce, ma direi che hai ragione. Sfortunatamente, secondo un rapporto di Albion intercettato dalla nostra amica Caitlin Lau, anche Cass sa che Bolaji è a Londra. Il da farsi è chiaro: prendere contatto con Bolaji prima che lo trovi Albion e convincerlo che Cass è il nostro nemico comune. Quindi questo tizio è la nostra unica occasione di fermare Albion e scagionarci. E il più grande esercito privato del mondo lo vuole morto. Niente pressioni, eh? Ci è voluto un po', ma ho ristretto l'area nella quale dovrebbe trovarsi Hamish Bolaji. Ho inviato le coordinate al tuo Optic.
Questo tipo è piuttosto ossessivo in fatto di trappole. Potresti sbloccare le trappole ricollegando l'alimentazione. Sarà un giochetto. Benvenuti a Claire e il pericolo imminente e benvenuti nella Londra fascista. Non lasciatevi turbare da quello stivale che vi schiaccia la testa a terra. Col tempo vi ci abituerete. Sveglia, gente! Se esiste un manuale dello stato totalitario, Albion è già praticamente arrivata al capitolo finale. Hanno saputo approfittare benissimo degli attentati, che ne dite? E anche della paura delle autorità cittadine, che hanno dato carta bianca a Nigel Cass senza battere ciglio. Se ne sono lavate le mani di tutto il casino. Cari amici, il gioco si farà sempre più pesante se non ci decidiamo a fare qualcosa. Non possiamo sempre aspettare che siano gli altri a combattere. Il cambiamento siamo noi. Disattivate, se entri dalla porta principale avrai meno probabilità di morire.